Ciao a tutti e ben ritornati. Oggi facciamo un video chiacchierata dove volevo parlare un po' del triste caso di Banca Monte dei Paschi di Siena. Sicuramente, se non siete iper giovani, vi ricorderete del patatrac che è successo con Monte dei Paschi, la banca più storica che c'era in Italia, che ha fatto insomma cilecca e quindi. Diciamo che è fallita, non si capisce mai con le banche se veramente falliscono, che giri ci sono dietro, o perlomeno per le esperienze che ho avuto io così nel guardare un po' la scena, a parte che è successo diverso tempo fa, i mercati li guardavo poco e soprattutto i mercati azionari non li guardavo per niente. Quindi diciamo che l'informazione che è passata è stata soltanto quella delle fonti di informazione, quali telegiornali, eccetera, che sicuramente tendono un po' a modificare gli eventi come sono realmente accaduti e ad essere probabilmente anche molto imprecisi. Però quindi volevo parlarvene un po' perché è un caso particolare dove ha un grafico molto particolare e una situazione di prezzi molto particolare per quanto mi riguarda. Infatti, mi piacerebbe fare per l'appunto un video per mostrare un po' questa cosa. Allora, intanto, di chi parliamo? Banca Monte dei Paschi di Siena. Adesso si aggiunge RAG, che in realtà non ho mai capito che cosa voglia dire questo RAG, non ho neanche cercato in maniera approfondita, però comunque Monte dei Paschi di Siena. Gli avranno fatto un RAG, sarà una disseria o un qualche cosa, comunque ci interessa poco. Allora, quello che volevo dire era, allora intanto, vabbè, oggi è cresciuta di un 0,27%, ma questo importa poco, perché se andiamo a vedere già a una settimana ha fatto un più 4,53%, a 3 mesi un 10% meno, ma questo anche perché comunque è una banca, col discorso delle banche americane che cadono come i birilli, anche le banche italiane hanno sofferenza da questo punto di vista, perché cioè, gli investitori hanno paura ad avere i soldi in azioni bancarie perché queste banche falliscono, quindi tendono a toglierli. E in un anno però, insomma, c'è stato un 84% meno, quindi il prezzo, insomma, ha perso molto, moltissimo. Vabbè, il ticker MPS, settore finanziario, va bene. Capitalizzazione, comunque la banca qui, il tesorino, ancora 2 miliardi e 8 quasi di capitalizzazione, quindi insomma è un istituto da quasi 3 miliardi di euro. Ultimo dividendo, ovviamente niente, perché vedendo come vanno le cose, se poi davano anche dividendi erano proprio, cioè, io perlomeno mi immagino di avere un'azienda, pensare di dare dividendi dopo che ho perso l'84%, no, anche no. Infatti il dividendo, cioè, pieno normalizzato non c'è, viene segnalato. Comunque, volevo dire, diamo un attimo un'occhiata intanto a che cosa dice il profilo societario, no? Vabbè, nulla di particolare, giusto per capire un po' di cosa stiamo parlando, per chi eventualmente non lo sapesse. Comunque abbiamo Banca Monte dei Paschi di Siena, SPA, è una società con sede in Italia impegnata nel settore bancario. Va bene, fornisce, diciamo che è una banca privata, fa il private banking, inclusi anche assicurazioni sulla vita, e non so una banca che fallisce che assicurazioni sulla vita possa, la qualità possa essere di queste assicurazioni sulla vita. Poi magari sono anche buone, però sei sempre lì, la banca tende a darti anche, come dire, tutti quei documenti, papiri di documenti, metti 28.000 firme, che tendenzialmente non legge nessuno, ma anche se le leggi e non capisci magari a quali articoli fa riferimento, eccetera, e poi esci da lì, comunque molte cose te le sei dimenticate, quindi dovresti analizzare molto bene il contratto prima di firmare, cosa che ovviamente non dico che è impossibile, ma è fortemente demotivato. Anche perché, tra l'altro, non so neanche se tu puoi richiedere il contratto, dire me lo puoi lasciare che me lo porta a casa, me lo studio e poi quando arriva l'ora prendo la mia bella pennina e firmo? Non penso che te lo facciano fare. Comunque, dicevamo,
Si occupa di private banking, assicurazioni sulla vita, fondi pensione, fondi comuni, di investimento. Quindi devono essere buonissimi questi fondi comuni. Svolge la propria attività mediante tre segmenti operativi, perché la banca sì, è una, però si suddivide, si dirama in tre settori specifici. Il segmento retail banking, quindi diciamo i poverazzi che hanno il loro conticino corrente dove metterci i soldini della pensione o dello stipendino, che li mettono qui. Le assicurazioni, le forniture, diciamo tutte quelle cose che dicevamo prima per i comuni mortali. La gestione del patrimonio, pianificazione fiscale, consulenza è ok. Poi c'è la corporate banking, che praticamente si occupa delle piccole e medie imprese, quindi già passiamo dal privato alla gestione delle imprese. E poi c'è l'ultimo segmento, la corporate center, che si occupa di tutte quelle cosacce che in realtà noi non vedremo mai, quindi delle funzioni di tesoreria, di governo di supporto, trasferimento di crediti deteriorati, non performing loans, a banca IFIS SPA Cerberus Management. Quindi penso che sia tipo, non lo so, la forza armata, un po' di gente vestita di nero che arriva a casa quando non paghi, che ti picchia, non lo so, ti dà un fuoco alla macchina, penso faranno cose di questo tipo. No, non lo so, scherzo, nel senso non lo so. Comunque mettono il sito, il codice postale, sta a Siena, Monte Paschi di Siena. Tutti i vari CEO, CFO, Chef Akesh, tutti quelli che iniziano con la C iniziale, tutti i cuochi, quindi il cuoco dell'HR. Il cuoco della comp, il cuoco della co, il cuoco della F, il cuoco della E. Ok, comunque questi abbreviativi inglesi sono fa veramente schifo. Vabbè, questa è una mia cosa personale. Comunque, dicevamo, noi parlavamo di grafici. Allora, parlavamo di grafici perché questo no. Il grafico 2,24 euro, diciamo che è un prezzo basso per un'azione, però insomma un prezzo normale, non sono quelle azioni che costano 3 centesimi che ogni volta che c'è, cioè che tu entri a mercato perdi già il 30% del valore, cioè insomma sono azioni ben peggiori di questa. Adesso qui non ho i volumi, 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 ma se li mettessi? Mi mette? Vabbè, lasciamo stare i volumi, ce li ho qua, ma adesso non me li indica. Comunque, per il grafico giornaliero, no? Un grafico normale, c'è qualche gap di qua di là, piccolini, però insomma, ci sta. Cosa succede? Noi andiamo indietro, quindi a 2,40, infatti vedete, già stavamo a 3 euro, da 3 euro a 2,40, insomma, già è una bella, anzi, tra l'altro 1,70. Vedere qua giù sotto, eravamo quasi a 1,75, quindi da 3 euro a 1,75. Aspetta che mi abbasso così. Quindi, e qua eravamo a 3 euro, 1,75, quindi quasi la metà. Ma torniamo ancora un po' indietro. Un po' indietro, nel senso che questa cifra qui dell'1,70 l'aveva già toccata, quindi si era ripreso. In realtà, chi aveva messo i soldini intorno all'1,80, eccetera, aveva fatto molto bene, moltissimo bene, aveva guadagnato veramente forte. Oppala! E qui cosa succede? Qui già la storia diventa molto triste. Eravamo a 13,85 euro. 13,85 euro, c'è stato un piccolo problema ed è passata a 2 euro. In quanto tempo? Da luglio siamo, allora fammi vedere un po' qua cosa siamo, siamo giugno, luglio, va bene, scusate, sì, giugno qua, 29 giugno, e va bene, giugno scorso stava a 13,83 euro.
2 euro. Boh, quindi già io quando vedo una cosa così, se scende così di qua, ho fatto boh. Ciao a tutti, è stato bello, divertitevi, comprateci qualcosa di caldo con i 2 euro e siamo a posto. Ma noi continuiamo ad andare indietro. E stava ancora più in su. Noi eravamo qui, quanto che era? 13, dove che era? Era qua. 14, 16 e 70. Addirittura qua su quanto stava. Ehi, non me lo fa neanche vedere perché si vergogna. E dai, su, dimmi quanto stavi. Vabbè, 20, quasi 21, 21 euro stava. 21 euro. E adesso eravamo arrivati a 1,70 euro per la serie. Sì, a me viene da pensare, in questi casi, che abbiamo una banca. Adesso è qui molto stretto, sicuramente vedete poco, però insomma ve lo dico io che siamo a 20 euro circa, 20-21, insomma quello che è. Però voglio dire, quando una banca, cioè un'azienda in generale, passa da 21 euro a 1,70 euro con una discesa di questo tipo, in più qua in fondo cosa succede? Vedete che ha una tendenza insomma a stare sempre qui. Infatti i volumi, guardate, tutti i volumi sono qua, tutti sono, cioè qua su, cioè, non li vedete, ma qui ci sono i volumi, gli unici che si vedono sono questi qua sotto, quindi è qui che si inizia a lavorare. Qua su non so com'è possibile che non c'erano volumi, non lo so. Non lo so, forse era un prezzo finto, non lo so come che hanno fatto, forse, boh, non lo so, non so che dire. Qua sotto invece no, inizia a esserci il suo, diciamo, la sua zona diciamo, di prezzo, quello vero. Qua invece quanto eravamo arrivati? Il punto più alto qui, 22,02, diciamo 20, 22 euro, quindi 22 euro. Poi dopo è arrivato a 21, tutte cifre tonde, bellissimo. Erano 18,80, l'altro picco è a 17, no, 16,90, 11,30, qua ha fatto 9,29, 9,06, 8,36, 5 e poi niente. Andiamo a vedere ancora un po' più indietro. Insomma, il prezzo era ancora più alto. Qua su, nel limite qua dietro, qua in fondo, qua proprio qua sul cucuzzolo, siamo a 25 euro. Quindi già, però qui insomma, che periodo era? Aprile, ottobre. Era già abbastanza indietro, come data. Qui già siamo nel 2021, occhio. Siamo agosto 2021. Ed eravamo a 25 euro. Andiamo ancora più indietro, ecco, mi stava ancora più in su. Qua siamo a 30 euro, quindi da 30 euro siamo passati a 1,50 euro circa. Cioè, quindi quello che volevo dire, no, è il fatto che tu dici, questi qui che ti danno i fondi di investimento comune, eccetera, dico, ma a quanta gente gli hanno fatto comprare le azioni Monte dei Paschi, no? A quanti correntisti? Soprattutto i consulenti finanziari, no? Quelli che sono della banca, che quindi ti vendono solo le menate bancarie. In questo caso io sono sicurissimo che c'è tantissima gente che è rimasta fregata proprio con la sabbia e il peperoncino, per non dire la parolaccia. Cioè, questa gente ha comprato delle azioni che non valgono niente, quei soldi non li recuperi, non li recuperi, perché questa azione da qui da 1,50 euro a 30 euro, cioè, al di là che non ci ritorna, non, cioè, non ci credo per niente, però diciamo che nel tempo, fra 100.000 anni, con l'inflazione, solo perché l'inflazione torna su, sì, si ritorna ad avere 30 euro, no? Che comunque varranno come l'1,50 euro di adesso. Ma vi dico, quanta gente, la banca più storica che abbiamo in Italia, perché ancora è viva, ha tirato una fregatura mostruosa, mostruosa. E qui, dulcis in fundo, 41 euro. 41 euro nel 2020. Nel 2020 questa banca valeva 41 euro. Ma noi andiamo ancora più indietro nella storia. 2 anni. 2 anni. Allora, andiamo qua, 41 euro.
41 euro, era qui. Prima ancora c'era già stata una bella botta, superava i 40, era 46,60 euro come picco, come massimo. Andiamo ancora più indietro, no, andiamo a 5 anni, 46 euro, era ancora più in su, 51, 56, 61,40 euro. Oh, ecco qua, godete. C'era già stato? Si vede, no? Sì, c'era già stato. Questo qui sembra tipo come quei video che fanno vedere le dimensioni dell'universo. Non so se li avete mai visti. Si vede la Luna, poi si vede Marte, si vede Venere, la Terra, no? Sembra tutti quanti sempre un po' più grossi. Poi passa sempre quello successivo che ti fa sembrare sempre una cacatina quello che c'era prima. E qui è la stessa cosa, cioè noi eravamo qua giù, cioè che sembrava, no, il primo grafico normale, poi mentre vai indietro dici ma qui è tutto piatto, qui non c'è più niente, e invece no, ce n'era ancora anche prima. 2016, siamo il 18 dicembre 2016 e qua siamo, fatemi vedere dov'è che siamo, qui. Questa qui, vabbè, quella è il mensile 22/10/2017, già mi passa. Ah, beh, è rimasta chiusa. Ok. Quindi qua è successa una cosa. Ci ha detto, ciao ragazzi, buon Natale, no? 25 dicembre 2016. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo Natale, non vi preoccupate, fate buone feste, saluti a tutti, amici e parenti, no? A te, famiglia, tutto quanto. Boh, non si è più visto nessuno fino a ottobre 2017, 22 ottobre 2017, riapre il mercato. Col suo quanto stavamo? Aspetta, vediamo un po', per soffrire proprio. 312,85 euro, cioè l'ultimo prezzo qua, 312 euro. Sì, vabbè, adesso lasciamo stare il fatto del preciso, però 310, 315 euro. Quando è riaperto era 95, e già da 395, insomma, era un terzo, meno di un terzo. Ma poco tempo prima stava a 600 euro. Qua, sto picco qua sopra, dov'è che arriva? 900 euro, ha avuto un picco a 900 euro. Io non so quante altre azioni italiane possono dire di essere arrivate a 900 euro per azione. Ma è tantissimo, è tantissimo. 900 euro, 1,40 euro, 1,50 euro. È anche vero che dopo, quando inizia a avere azioni da 900 euro, che adesso è durato un attimo il fatto dei 900 euro, dici quanta gente potrà mai averle comprate? Cioè, devi avere i soldi, perché il piccolo investitore dopo inizia a essere una cosa un po' diversa, perché dici azioni da 50 euro, vabbè, ne compri una al mese. No, ti fanno un piano d'accumulo, una roba così ci può stare. Ma 900 euro, insomma, o è il kit, quello iniziale, no? I 1000 euro iniziali che devi mettere. Qui mi sa che la fregatura se la sono presi altri, non tanti piccoli investitori. Ma noi continuiamo ad andare indietro. 1500 euro per azione, 1500 euro. Qui iniziamo a far impallidire molte azioni americane, anche quelle inglesi. Ma noi non ci fermiamo, continuiamo. 2.665 euro. Ma continuiamo. 3.682 euro. E non sono lire questi, perché qui parliamo che siamo nel 2015, non prima del 2000, quindi non sono lire, sono euri, eurini, eurini tonanti. Fammi vedere un po' se riesco a zoomare un po'. Ecco qua, 2690 euro, 3650 euro, parlo di picchi, vediamo un po' soltanto le parti più alte. Ma noi non ci fermiamo, andiamo ancora più in su, 4200 euro, e qui i volumi c'erano, un po' di volumi c'erano. 4200 euro, ma che cacchio comprava queste azioni? Cioè, dico, se devo pensare adesso di comprare, oggi, no, che compro un po' di azioni così, un'azione Intesa San Paolo. Quella volta, che magari era anche il non plus ultra, 4.200
4.000 euro? Insomma, comprare un'azione, insomma. Poi non so quanto dava di dividendo quella volta con azioni così alte, non so, non me lo riesco a immaginare. Ma passa ancora il tempo e noi andiamo più indietro. 5.200 euro. 5.200. Ancora più indietro. Qua quanto siamo? 5.500. 5.500. Oh, qua su. 8.500. 8.500 euro. E adesso non so se si riesce a leggere, da qui non riesco a capire, però vi dico 8.500 euro per azione. 10.100 euro, 10.100 euro. Questo qui forse era il primo test del Bitcoin, mi viene da dire, no? Che dici, prendi, fai partire su a razzo, poi dopo prendi, mettila nel culo a tutti, butta giù tutto. Mi sembra sta cosa qui. Guarda, così, guarda. 12.100 euro. Io posso far sparire sta roba? No, vabbè. 12.000. 12.700 euro. 12.700. Ele, qua su, picco nel 2014, giugno 2014, 23.121 euro. Ma noi stiamo parlando dei Bitcoin, ma qui abbiamo Intesa San Paolo, scusate, Monte dei Paschi, che ci dava questo brio di comprare un'azione a 20.000. Quanto è che è? Scusate, 20, 23.200 euro. E anche qua, cioè, voglio dire, 15.000. A parte che è passata dal 15, cioè nell'arco di, cos'è, settimanale questo? In una settimana è passato, cioè diciamo circa da 11.400, 11.400 a 23.000, ha fatto un per due in una settimana. Cose divertenti qui. E per fortuna prima stavamo un po' più indietro, cioè, 22.500 euro, signori, 22.500 euro. Oh, e qua, e qua, e qua, ma chi si ferma? Chi si ferma è perduto. 46.395 euro e 48.700 euro. Cioè, vado a ribadire che questo qui è il prezzo di un'azione. Adesso so, il video sta diventando lunghissimo, però secondo me merita per l'appunto questo retroscena, perché è veramente particolare. Io ti giuro, io non ho idea di che, come possa essere una roba di questo tipo. Cioè, le azioni che valgono 50.000, cose che è proprio, non so, tipo la bolla perfetta. Io non so poi quante azioni ci potevano essere in giro, quindi quale capitale poteva avere questa banca, ma adesso è una roba. Cioè, qui c'è stata una botta, ma una botta che, Madonna mia, tutti questi soldi dove sono adesso? Tanto non è che gli è andato fuoco, no? Cioè, da qualche parte sono. In mano a qualcuno? Va bene, ma 53.800 euro. Ma noi non ci fermiamo. 72.000 euro. 72.000 euro, signori, signori. Qui ci vorrebbe una televendita. L'asta al contrario. 72.000 euro. 89.500 euro, cioè un'azione Intesa San Paolo nel 2008, quindi 21 settembre 2008, 89.200 euro. Adesso nel 2008 c'è stato anche il crack della Lehman Brothers, quindi adesso no, ma qui ci deve essere un errore, ci deve essere 193.000 euro. 193.000 euro. Ma dico, è vera sta cosa? Perché io mi viene da. Io domani chiamo la banca. Io domani chiamo la banca e gli chiedo se sti grafici sono veri, perché. Cioè, 192.000 euro un'azione Intesa San Paolo. Allora sì, diciamo che pensavo fosse una stupidata quello che leggevo dal grafico di Fineco, allora mi sono affidato ai potenti mezzi di Google e verificando per l'appunto il grafico di Monte dei Paschi di Siena. Ed effettivamente adesso, vabbè, non vale più niente, però infatti c'è stato un abbattimento di 129.700 euro dall'inizio e l'inizio era 129.719 euro, quindi non è che il 100% è, cioè,
il 100% ento in più, cioè in meno. Ed effettivamente io adesso ho letto 197.000, ma in realtà il punto più alto era 175.000. Vabbè, adesso diciamo che influisce poco, però il valore di questa azione era effettivamente 175.000 euro nel 2017. Poi dopo c'è stato il problema delle banche, insomma, io non so questa cosa delle banche, cioè, non lo so. Comunque, io non avevo mai visto una roba di questo tipo, non ci avevo mai fatto caso perlomeno. Qui siamo proprio, qui erano partiti da, vabbè, che nel 2004 erano comunque 85.000 euro, era arrivato a 194, ha fatto quasi un per tre. Comunque, 193.000 euro ad oggi a 2 euro e 24. Probabilmente mi scoccia il fatto che non si riesca a vedere, però niente, fidatevi di quello che ho letto. È qui 192.000 euro, 2 euro e 24. La strana storia di Intesa San Paolo, cioè del grafico di Intesa San Paolo, una roba micidiale. Una roba veramente, veramente micidiale. Quindi, questi qui sono un po' anche quello per cui dico che l'Italia veramente, per certi punti di vista, è il paese dei balocchi, nel senso che si possono vedere delle cose che io non so se in America, magari anche lì ci sono dei grafici come questi, perché si guarda a Amazon, Facebook, Meta, insomma, tutti quanti questi qui che crescono, crescono con l'euforia del caso, ma io non so voi quante volte avete sentito parlare dei 192.000 euro delle azioni Intesa San Paolo. A me non è mai capitato. È anche vero che quando era qui era 2007, 2007 avevo appena finito, cioè era da un anno che avevo finito le superiori, quindi non è che non ci guardavo, semplicemente. Però, insomma, parliamo di cifre molto importanti, nel senso che qui veramente diventano di quelle cose che solo gli istituzionali possono comprare un'azione, una o più azioni, di una roba di questo tipo, altrimenti banalmente non puoi, cioè non puoi, come fai? A parte che, cioè, sarebbe rischiosissimo, senza senso, ci converrebbe comprarsi veramente a quel punto un ETF di azionario globale, e mettere 200.000 euro lì, direi intanto perlomeno suddivido un po' a rischio, perché così infatti il rischio è stato questo, che è morto tutto con una discesa che è durata anche molto tempo, perché stiamo parlando del 2007 fino adesso, a parte l'ultimo crack, però anche se arriviamo qua, no vabbè, sì, ancora siamo a 3.000 euro per azione, comunque 2016, cioè sono 11 anni di completa discesa, 11 anni, quindi non è una bolla, no? Quelle bolle speculative che succedono, che sale, sale, sale e poi da un giorno all'altro, puff, scende. Qui ci ha messo 11 anni per morire male, ci ha messo 2 anni per fare una crescita estremamente forte, poi dopo si è ripreso, ci ha messo, qui cos'era, 2009, altri 3 anni per ritornare al punto basso. Poi dopo è risceso ancora, insomma, per altri 2, 3, 4 anni in una situazione così laterale, e poi, insomma, basta. È arrivato un prezzo che, è questo. Questo è tutto. Dai, questa è la strana storia raccontata del grafico di Intesa San Paolo. Porca tre, perché dico sempre Intesa San Paolo? Di Monte dei Paschi di Siena. Il fatto è che io ce l'ho con Intesa San Paolo, capite? Quindi mi viene da dire, cioè, questa cosa qui. Va bene, spero vi siate divertiti. Al prossimo video. Ciao a tutti.